La carità è paziente, la carità è benigna, la carità tutto copre. È lo sfondo, la luce che ci deve aiutare a comprendere come possiamo evangelicamente e umanamente reagire al fastidio che l'altro mi procura, al dolore che l'altro mi procura, a quelle reazioni interne che abbiamo. La carità è paziente. Che cosa vuol dire che è paziente? Che non dobbiamo far finta di nulla? Che la pazienza è una insensibilità? O meglio, come diceva qualcuno, che bisogna reagire in modo, diciamo, con la pazienza, cioè il senso quasi che la pazienza diventi per ciascuno di noi una corazza e quindi noi siamo indifferenti, insensibili alle reazioni degli altri, a ciò che l'altro provoca in me, a ciò che tante realtà, tanti fenomeni provocano in me? Assolutamente no. La carità è paziente. La pazienza non vuol dire che io resto insensibile a tutto ciò che avviene fuori e quindi di conseguenza dentro di me. La pazienza è quella qualità che Dio ha e che ha per ciascuno di noi, per me e per te. E la pazienza è quella qualità che porta appunto a Dio che mi ama a darmi il tempo, a stimolare in me momenti di riflessione, a stimolare in me interrogativi perché io possa riflettere e possa cambiare la mia vita. Ma la pazienza che nasce dall'amore e che non mi preserva dalle mie reazioni interiori, dai sensi di fastidio, dal senso di dolore, da quella reazione che io posso sentire quando l'altro tocca la mia ferita, questa pazienza è anche un modo per non reagire in maniera umanamente matura e per non reagire in maniera non evangelica verso colui o verso colei che mi danno fastidio. Altre sono le collere e la collera isterica, no? Quelle reazioni che una persona può avere, e altre sono le reazioni interiori, le indignazioni interiori. Cioè io non posso restare insensibile quando vedo l'ingiustizia, quando vedo morire un bambino di freddo o quando vedo una mamma afghana che muore congelata perché ha dato i suoi calzini e le sue scarpe ai suoi bambini. Questo è, non è insensibilità. La pazienza mi deve portare a indignarmi. Vedete, se certe persone, in questo caso per esempio penso a Padre Pio, non si fosse indignato dinanzi alla mancanza di un ospedale e di una risposta sanitaria ai suoi tempi, oggi non avremmo avuto la Casa Sollievo della Sofferenza. Oppure se Rolfo Leroux non avesse avuto quella indignazione interiore dinanzi ai lebbrosari che lui visitò in Africa, non avremmo avuto né tutta l'opera di Rolfo Leroux e tampoco la giornata internazionale per i lebbrosi che ci porta ancora oggi a riflettere su queste persone e su questa malattia. Allora, pazienza non vuol dire certamente non reagire in maniera collerica, ma non vuol dire non avere indignazioni e reazioni interiori. Noi ci vediamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.